Il guaio di Hollywood è che produce merda. Inaccettabile, inarrivabile merda. Io non sono un rozzo aspirante cineasta in cerca dell'esistenzialismo dentro una pipa carica di marijuana. È facile infierire sulla cattiva recitazione, sulle scelte di regia, sui minestroni di parole che tante produzioni oggi definiscono sceneggiature. No, io denuncio la mancanza di realismo. Il realismo. Un elemento che non permea alla moderna cinematografia americana. Quel pomeriggio di Un giorno da cani. Forse il miglior film di Al Pacino, escludendo Scarface e Il padrino parte prima luce. Magistralmente diretto, il capolavoro di Sidney Lumet. La fotografia, la recitazione, la sceneggiatura, tutto perfetto, ma... ancora non hanno varcato il limite. E se per esempio in quel film Sonny avesse potuto farla franca, ma veramente farla franca? E se, ecco la cosa intrigante, se avesse ucciso gli ostaggi subito, senza pietà né quartiere, esaudite le richieste, ma questa bella biondina si becca una pallottola alla nuca, bang, sangue. Ancora niente autobus? E quando mai? Quante vittime innocenti in bella mostra ci sarebbero volute? Per convincere le autorità a cambiare la strategia nelle crisi con ostaggi, siamo nel 76, non c'è la CNN o la CNBC, non c'è neanche internet. Porta tutto ai giorni nostri adesso, identica situazione. Quanto impiegherebbero i media a scatenare la frenesia collettiva? Questione di poche ore diventerebbe la notizia del giorno da Boston a Budapest. 10 ostaggi giustiziati. 20, 30. Senza sosta, bam, bam, uno dietro l'altro. Tutto ripreso in alta definizione col computer che esalta i colori. Quasi la tocchi la materia grigia. Per cosa? Un autobus? Un aereo? Qualche milione di dollari peraltro assicurato. Io non credo. Però è un'idea. Certo non è. Non rientra nei canoni tradizionali del cinema. Ma metti che... non sarebbe stato giusto per quel film. Davvero? Non avrebbe avuto successo. E come mai? Il pubblico ama il lieto fine. Ma Gino scappa con tutti i soldi. Il suo amante fa il cambio di sesso. E vissero felici. No? No. Ah? Ah, omofobia. Il cattivo non può vincere. Il finale deve essere edificante. In un modo o nell'altro il cattivo deve morire. Beh, la vita è più fantasiosa della fiction a volte. Bene ragazzi, devo andare. Il tempo vola. Grazie del caffè.